Signore e signori, buonasera. Eccoci a una nuova puntata di Giallo Pistola TVL. In studio Giuseppe Perviti e Maurizio Gori. Buonasera. E oggi abbiamo una new entry perché è la prima volta che partecipa con noi. Abbiamo uno splendido signore da capelli bianchi. Io e lui per motivi tecnici non ci vediamo, quindi ci dobbiamo confrontare a distanza. I capelli bianchi li abbiamo entrambi, sia io che lui, per cui non abbiamo nessuna remora. Siamo dei signori stagionati, ma che ancora hanno voglia di. Differentemente giovani, come voi dite. Differentemente giovani, mi dice Maurizio Gori, che è nettamente più giovane di noi. Però l'importante, io credo, non è la questione tanto dell'età, la questione è quella di avere voglia sempre di fare un qualche cosa, quindi vedi scrivere, vedi parlare di libri, è già una bella cosa. E effettivamente in un mondo del giallo abbastanza interessante ancora al giorno d'oggi, ma per certi versi abbastanza piatto, e legato alle solite un po'. O tutti i commissari, o poi se no tutte investigatrici donne, e poi si va molto dietro a quello che ha detto la televisione e tutto, incappare, detto tra virgolette, in un libro come quello di Stefano Jacini, che è il nostro ospite di oggi, e lui vive a Milano, opera a Milano, e poi si presenterà lui meglio, ma avere trovato, edito da Bompiani, La dama di Rue de Vaugirard, è una cosa che ci ha riempito e mi ha riempito di soddisfazione, perché tutto sommato molte volte, ora non è che noi lo facciamo, non è che uno facendolo per mestiere o per necessità, questo non vuol dire, noi stiamo dietro alle novità, stiamo tra quello che esce e tutto quello che volete, però alle volte si avverte un po' un certo appiattimento. Ecco, io uno dei motivi per cui abbiamo insistito per averlo qui con noi in televisione, purtroppo per i noti motivi ancora siamo un po' bloccati sul discorso delle trasmissioni in studio, poi Stefano vive a Milano e quindi abbiamo ricorso al solito mezzo a cui ricorriamo spesso, ovvero delle riprese in streaming. Ma effettivamente ci tenevamo anche a parlare di questo romanzo, La dama di Rue de Vaugirard. Io ho parlato anche troppo. Una domanda la lancio subito a Maurizio, così introduci l'ospite e poi ci facciamo un po' dire da Stefano Jacini cos'è la dama di Rue de Vaugirard. Ecco, sì, è un romanzo molto curioso, come diceva giustamente Giuseppe, fuori dagli schemi e che ci porta a conoscere un po' meglio anche Parigi e un suo quartiere, per l'esattezza. Ma io volevo chiedere subito a Jacini, è tutto fantasia? Come ti sei mosso te a Parigi e in questo quartiere? L'80% è fantasia, però ci sono due punti reali. Io a casa a Parigi, in quel quartiere, davanti al Museo del Lussemburgo. E il quadro della copertina, che io faccio vedere, non tanto per farmi pubblicità, ma per spiegarmi meglio, È molto questa bello. signora, io l'ho conosciuta a una casa d'aste a Milano, ho fatto un'offerta e non sono riuscito a comprarlo. Dopo qualche mese la casa d'aste mi ha telefonato dicendo che guardi, la persona che l'ha comprato non l'ha ritirato, non l'ha pagato, lei è seconda della lista, e l'ho preso e l'ho portato a Parigi a casa mia. Ho realizzato che dietro questa signora c'è la facciata del Palazzo del Lussemburgo, davanti a cui io ho casa. E mi sono messo in testa che questa signora volesse venire a abitare a casa mia. Quindi questa strana liaison fra me e questa signora è cominciata dalla realtà. E su di lei ho costruito parte della storia. Tra Quindi l'altro c'è una buona parte in realtà. Poi c'è un'altra parte di realtà curiosa. Il protagonista di questo giallo, poi magari parliamo del giallo in sé, il protagonista di questo giallo è un giovane, molto più giovane di me ovviamente, che è a Parigi per fare una ricerca sugli anni di Gioachino Rossini a Parigi. Per affrontare queste cose qui ho chiesto alla Fondazione Rossini di Pesaro una lettura su quel periodo in modo da
da non scrivere stupidaggini. Mi hanno consigliato un titolo che sono riuscito a trovare da un antiquario di Londra, e ho cercato le cose che mi servivano, però la cosa curiosa è sono due volumi intonsi, anzi tre volumi intonsi. Nel primo ho trovato una lettera originale di Rossini. Ho ricostruito la cosa e questo libro proveniva probabilmente dalla libreria di un critico musicale che lavorava in Inghilterra, e purtroppo lui è morto e la famiglia ha svenduto la sua biblioteca senza accorgersi di questa lettera. Lettera che io ho regalato a Pesaro, perché non riguarda tanto la storia della musica, ma riguarda una liaison amorosa di Rossini, perché è indirizzata a tale Mademoiselle Cardillac. E Rossini, in modo anche brusco e non tanto gentile, gli dice di restituire subito la chiave della garçonnière dove loro andavano a fare l'amore, perché non ha intenzione di pagare un altro mese di pigione. Quindi non è una gran novità, ma è uno squarcio della vita privata di Rossini abbastanza divertente. E naturalmente anche questo fatto l'ho infilato dentro nel romanzo. Quindi ci sono stati due punti fermi reali che bene o male ho collegato fra di loro, però non dico in che modo, perché sennò tolgo la lettura, il piacere della lettura. Comunque quello che ci ha detto già dà un panorama affascinante di questo romanzo, cioè ci sono le cose che poi un lettore, come dicevi te, ritrova da e là, però ecco, non sono cose comuni, ecco, veramente, anzi assolutamente. Si diceva con Giuseppe, giusto per far capire un pochino queste cose che ci stavi dicendo, di leggere dal tuo libro una pagina, giusto per introdurre un pochino l'argomento. Mamma era invalida e per poter vedere il tappeto a Busson si era fatta portare il letto in sala. La dichiarazione meriterebbe pagine di proposizioni subordinate, ma il lettore si accontenti di sapere che a pronunciarla è un omino slavato sui 60 al terzo piano di un palazzo in Rue de Vaugirard a Parigi, di fronte all'entrata del Musée di Luxembourg. Bruno Gorbio, questo è il nome del succitato da quanto risulterà dai verbali della polizia, non partecipa alla conversazione fra il rappresentante della parte venditrice e Camillo Monghidoro, acquirente dell'appartamento. Se ne sta seduto in disparte in attesa di spiegare il motivo della sua presenza. A tener banco è l'architetto Berck, incaricato della ristrutturazione. Ora scatta fotografie, ora evoca scassi e macerie, obbligando il cliente a seguirlo di stanza in stanza, di corridoio in corridoio. In tono svagato segnala come la cucina sia piccola e pertanto vada sacrificata una camera di servizio, quanto sia inutile il divisorio fra due salottini e pertanto vada abbattuto per creare un ampio studio con librerie, quanto sia preoccupante il succitato Hobson che occupa l'intera sala col camino, inspiegabilmente incollata al pavimento come una moquette, perché non è escluso che nasconda marciumi e decomposizioni del parquet, e per finire intima pareti dipinte di bianco ghiaccio e boisser grigio chiaro coi profili più scuri. È prerogativa dell'autore avvertire che, nonostante il testo italiano, il dialogo si svolge in francese, lingua che Camillo padroneggia, anche perché sta facendo una ricerca alla Bibliothèque Nationale sugli anni di Gioacchino Rossini a Parigi. Ma ecco che a conclusione del sopralluogo, in anticamera, si stringono le mani, sempre in francese, e Bruno Gorbio si alza nel timore di rimanere chiuso dentro. Mamma ha vissuto 10 anni in questo appartamento, non l'avrei mai venduto se avessi potuto permettermelo. Finalmente riesce a suscitare interesse. Se fosse possibile, desidererei recuperare il tappeto della sala, lo toglierei a mie spese. Ecco, questa è un po' l'introduzione del romanzo. Parigi è sempre stata una città da favola. Stefano ha la fortuna, il merito di possedere un appartamento a Parigi. Io per il lavoro ho vissuto un anno a Parigi. Parigi è una città dove ti puoi aspettare, credo, ancora di tutto. Il giorno d'oggi poi è difficile, c'è troppe cose che sono subentrate al piacere di vivere in un posto, la paura, il terrorismo,
tutta la vita oggi è molto cambiata, e però fondamentalmente Parigi è sempre stata una città che affascina, e quello che noi troviamo anche nel romanzo, dunque io fo per indicare al nostro autore, abbiamo 4 minuti e mezzo, quindi abbiamo ancora tempo di parlare, è quello di centrare poi, ecco, il romanzo non si limita, e noi abbiamo questa signora misteriosa che lui si è intravista prima nel quadro e che poi viene riprodotta anche nella copertina del romanzo, e abbiamo questo giovane italiano che praticamente entra in questa casa che dovrebbe appartenergli. Avete sentito la lettura parlare di un tappeto, sentirete parlare della spada di Athos, che è un altro degli elementi che vediamo. Tutto però, siccome si sta parlando di un giallo, poi viene condito anche da cose che sono più vicine al giallo. Ma alle volte anche il modo di presentare le cose che ti può più o meno colpire o affascinare. E te ricorri anche a un qualcosa addirittura abbastanza, credo, innovativo. Cioè, c'è anche qui un commissario, come faccio mancare un commissario. Però lui ci spiazza anche in questo, perché il tuo è un commissario invisibile. Non c'è. Sappiamo un po' di cose su di lui, sappiamo che è un fumatore di pipa, quindi i giallisti, gli giallo sanno benissimo che è, ma sappiamo che l'inchiesta da un signore che gli sta cambiando le mattonelle della cucina, quindi il lettore non ha informazioni dell'inchiesta di prima mano, ma attraverso questo signore che va lì a fare i lavori in casa del commissario. Questo forse può irritare un vero lettore di gialli, perché non sono stato alle regole. Ecco, te hai già pubblicato vari romanzi, quindi oltre collabori anche dal punto di vista musicale con riviste e altro, ma quest'idea, diciamo, della trama più o meno gialla, come ti è venuta? Come è nata? Io dietro di me, una lunga e lunga, ho scritto 4 gialli a 4 mani insieme a Pinuccia D'Ossena, che è moglie di Giampaolo D'Ossena, che è stato direttore del Saggiatore, presso cui io lavoravo. E lei era una grande lettrice, una gazzante di gialli, e ho scritto con lei 4 romanzi gialli, e per cui certi meccanismi del ritmo del giallo li ho imparati, dopodiché poi sono andato avanti con le mie gambe, ma qualche cosa dentro la mia testa è rimasto, perché la trama gialla è una colla straordinaria in un racconto, in un romanzo, è una cosa che si, come un elastico che si tende sempre di più e che non viene mai mollato, quindi l'ho infilato dentro la comunità narrativa. Poi mi sono divertito perché un paio di cadaveri ci sono, non ho barato fino in fondo, i morti ci sono e non c'è la presenza del commissario. Ma questo però è già molto originale. Maurizio, una domanda? Velocemente, perché abbiamo poco tempo. Tu hai detto che hai scritto già, la tua attività di collaborazione con le casse editrici, in che cosa consisteva, per la curiosità di chi ci ascolta? Io sempre ho lavorato in casa editrice, ho lavorato, se è inutile fare l'elenco, e poi ho avuto anch'io ho fatto anch'io l'editore per 15 anni, una casa editrice che aveva sede a Milano e si chiamava Edizione Il Formichiere, che è finita quando sono finiti i soldi, insomma. Non mi sono arricchito. E tuttora sono socio e meritatamente presidente di una casa editrice che ha sede a Torino, che è nata per pubblicare libri di storia della musica. Quindi non sono mai uscito, diciamo, da questo ambiente della fabbrica dei libri. È stata la mia vita ed lo è tuttora, perché questa casa editrice ha tra l'altro un periodico che adesso è online, prima era cartaceo, dove pubblica, faccio un po' di pubblicità, ed è gratuito, il Giornale della Musica, dove compaiono le recensioni dei spettacoli d'opera e dei concerti che avvengono in tutta Italia il giorno dopo o 2 giorni dopo
la serata. Insomma, io collaboro continuamente a Milano per quanto riguarda soprattutto la scuola. Bene, allora il nostro primo quarto d'ora è finito, restituiamo la parola alla regia e a tra poco. Subito una domanda, sì, Giuseppe. Sì. Io introduco. Allora, seconda parte del nostro incontro con Stefano Iacini e con la dama di Rue Baudegard. Bonpiani, editore. Senti, la domanda che ti ho fatto mi aiuta perché ti volevo chiedere come mai nel libro compaiono molte cose legate al mondo dell'opera. Si sente che è scritto da qualcuno che se ne intende di questi argomenti, perché i personaggi sono inseriti in questo contesto e richiamano nei confronti, nei dialoghi, proprio scene e pezzi di opere. Quindi il tuo DNA è importante in questo. Sì, non sono un musicologo, però un po' per questo impegno che mi sono preso col giornale della musica, un po' per passione mia, ci sono dentro. Non per farmi complimenti, ma alcuni lettori di cui mi fido abbastanza mi hanno detto che hanno avuto la sensazione che la dama di Rue de Vaugirard avesse un ritmo narrativo di tipo proprio rossignano, cioè quell'incalzare di melodie una via l'altra che è proprio tipica di Rossini, cosa che mi ha fatto piacere perché proprio non ci ho pensato. Sì, no, l'opera mi diverte molto riuscire, immaginate di poter entrare nell'opera, la signora del ritratto, che poi è un personaggio in carne e ossa, nonostante che sia lì in effigie, perché va a sentire l'opera alla Scala, va a sentire il viaggio a Reims di Rossini a Parigi, cioè anche per forza di cose l'ho coinvolto in questo mondo, in questa passione. Mi piacerebbe parlare di questa signora, però. Ecco. Infatti ci ha incuriosito. Non che me ne sia innamorato, perché ha già avuto quattro mariti, quindi arriva l'ultimo. E infatti qui si vuole arrivare, perché nel tuo romanzo parli anche questa signora, la dipingi in maniera eccezionale in tutte le sue sfaccettature, soprattutto anche di queste relazioni affettive che ha, ma una donna che si sa muovere bene anche nel mondo. Sì, direi, non so se fosse simpatico o no, certo è molto furba e molto cinica, però è una brava donna, molto generosa, che però anche un po' imbroglioncella, perché a un certo momento si è messa in testa, non so se lei ricorda, di fare in Sardegna una clinica del vento. Sì. Cioè è riuscita a sedurre alcuni poveracci sostenendo che prendere il vento sulle bocche di Bonifacio, che quando spira il maestrale uno può rimanere secco, fa benissimo alla salute. E allora lì naturalmente gli fa pagare la quota al primo giorno che arrivano in questa clinica, e poi li lega con delle corde di seta molto eleganti a degli scogli sulle bocche per tutto il giorno. E questi, quando sono ben assiderati e in parte cotti dal sole, vengono nutriti con brodini, cose del genere. E lei la svolge questi disgraziati, quindi insomma anche un po' una piccola imbrogliona. Noi in questi giorni stiamo ospitando a Pistoia un festival del giallo, e ne avevamo parlato anche tempo fa con Stefano, poi per tutte le questioni ancora legate a difficoltà di movimento, a difficoltà di potere portare la gente in maniera completa, ancora abbiamo varie limitazioni, ovviamente se si tocca un po' una parte meno legata al tenere 10 persone a sedere, ma se si va in un teatro ci sono ancora le restrizioni e tutto, e quindi abbiamo un po' accantonato l'idea. Il titolo di quest'anno del festival è "Ma il giallo è sempre un genere", che vuole essere un titolo provocatorio che può dire tutto e non può dire nulla, però era abbastanza adatto
e un po' a tutto quello che lui ha messo in queste pagine, che tra l'altro ha con merito. Il libro è quale sono 200, no, si arriva a 140-150 pagine. Oggi i suoi colleghi, nonché il nostro scrittore, sono diventati molto grafomani. Sempre per fare un libro ci voglio 500 pagine. Insomma, sì, va bene anche 500 pagine, ma non è tanto per la difficoltà di leggere. Però cominciano, insomma, se 10 scrittori e si arriva a 5.000 pagine, diventa noioso anche quello. E il prossimo anno, e quindi lo invitiamo fin da ora, vorremmo accrescentare l'esperimento del giallo nella musica, o del giallo musicale. E ecco, mettendo tutto insieme, ecco, come risponderesti te intanto alla domanda? Il giallo, proprio partendo dal tuo libro, perché il tuo libro era abbastanza adatto all'argomento, perché te spazi su tantissime cose, come un po', e ora non siamo, per carità, noi dobbiamo tanto a Agatha Christie, dobbiamo tanto a Semenoni, dobbiamo tanto agli scrittori italiani, anche quelli di Scerbanek, eccetera, che hanno aperto tante strade. Ecco, ma al giorno d'oggi c'è molta tendenza ora a abbandonare quella che è la classica proprio impostazione delle figure sul solo commissario, sul delitto e sulle cose, e quindi il tuo libro risponderebbe in pieno a quello. In più te ci metti anche il musicale. Ecco, si avverte questa esigenza di cambiare qualcosa in questo genere, che ormai è decenni o anche 100 anni e più, per alcuni si dovrebbe tornare addirittura indietro a Caino e Abele, quindi il modo di scrivere gialli l'abbiamo per tutte le salse. Ecco, se ti dovessero dire oggi, il giallo è sempre un genere, proprio te che hai scritto La Dame di Rio de Baudelaire. Il genere ci sono e bisogna tenerne conto. Ripeto, certe regole del giallo sono, per chi scrive un romanzo, sono molto utili, perché lo obbligano a rimanere dentro certi binari e a non sgarrare, perché ci sono delle premesse, degli avvenimenti e delle soluzioni a dei punti interrogativi, e da lì non si scappa. Che poi diciamo il tragitto da A a B debba essere quello tradizionale non è detto, l'importante è che alla fine il lettore abbia la soluzione degli enigmi posti. Non è detto che siano sempre dei cadaveri. Nel mio caso c'è l'enigma della lettera di Rossini, l'enigma di chi è questa signora del quadro, di cui non sapevo niente, ho dovuto inventare tutto, e naturalmente l'enigma dei 3 cadaveri, chi è stato. Però anche lì, adesso non voglio svelare nulla, come il commissario non è presente, anche l'assassino, bisogna avere il microscopio per andare a cercarselo e a beccarlo, perché non è facile. Non sono stato molto onesto con i lettori in questo caso, ho rispettato le regole però. Allora, ma questo, ma d'altra parte si ritorna nel fatto di rendere quello che si racconta un qualche cosa e renderlo più appetibile e non appiattirlo proprio su quella che è l'indagine. Tra i personaggi del romanzo interessante anche un'altra donna, che è la proprietaria di una brasserie, che è un po' quella poi che nel quartiere circolano le informazioni, raccoglie un po' tutto, racconta un po' tutto, tiene un po' tutti i personaggi avvinti. È un personaggio di fantasia o è un personaggio che hai incontrato nella vita o a Parigi stessa? No, è una persona in carne e ossa, da cui da mangiare le crepe quando sono a Parigi, perché le fa molto bene e ha un passo da casa. Purtroppo l'ultima volta che l'ho vista, e gli ho portato il libro dicendo: guardi che lei purtroppo non legge italiano, ma se lo farà tradurre, lei mi ha detto che va in pensione, quindi adesso vorrei tornare a Parigi, mi sa che non la ritroverò più. Quello che è certo è che gli ho attribuito diciamo una cultura letteraria che questa signora non credo abbia, e soprattutto non ha la passione di Dumas, perché questo quartiere dove c'è Vaugirard, che è guardato la chiesa di Saint-Sulpice in alto a destra verso i giardini di Lussemburgo, è il quartiere dove abitavano i 3 moschettieri. Io sono andato, so che la famiglia di Athos, del personaggio di Athos, Vera,
era una famiglia nobile francese, la sua tomba era proprio nella chiesa di Saint-Sulpice. Sono andato a cercarla, però mi hanno detto che la rivoluzione hanno buttato all'aria tutte le tombe. C'era la tomba di famiglia, ma non l'ho più trovata. In compenso ho attribuito a questa signora della Creperie la passione per i tre moschettieri, e lei sostiene di aver recuperato durante dei lavori in una casa vicina la spada di che era stata di Athos, che ha appeso lì nel suo ristorantino, che poi viene rubato. Adesso possiamo raccontare le tante altre. Ma questo personaggio è vero ed è una persona molto affabile, molto chiacchierona, però all'inizio voi avete fatto un'introduzione molto dotta su Parigi. In realtà è una città che io amo molto, ma che conosco poco, perché quando vado lì non faccio più tanto il turista. Se vado a vedere le mostre, vado al cinema, vado a teatro, quello sì, ma non faccio più il turista girando per la città. Per cui mi chiudo dentro nel quartiere, ho la cornicella che quando passo davanti mi saluta, con la signora della Creperie che mi saluta, ma non esco mai da questo ghetto dorato, diciamo. Sì, e tra l'altro appunto mi ha incuriosito il personaggio della Brasserie, cioè forse è un altro dei punti in comune con altri romanzi gialli, cioè quello anche di affacciarsi sul mondo della cucina. Ecco, è un'altra opportunità. Era ben goloso, Maigret. Come, scusa? Maigret era ben goloso. Ecco, appunto, infatti. Ma tra l'altro, chi legge ovviamente poi non può essere indifferente, insomma, viene anche l'appetito, e quindi si scopre anche una cucina diversa dalla nostra, insomma, per cui è anche un servizio in più, no? Le crepe della signora non le ho inventate, sono quelle che ci sono scritte, proprio le ho assaggiate tutte e fino all'altro ieri, diciamo, sono una più buona dell'altra. Adesso andrò a controllare, spero nei prossimi giorni. Beh, potrebbe essere anche un invito per chi va a Parigi, come ci sono, ripeto, anche dei romanzi che aiutano, no, a andare a scoprire dei luoghi che ce ne sono tanti ovviamente da vedere di cose belle a Parigi, ma questo in particolare potrebbe essere sfuggito a alcune guide, e quindi perché no? Insomma, può essere anche un suggerimento per andare a scoprire una realtà nuova, no? Certamente, certamente. E poi questi giardini lì davanti sono pieni di statue, ogni statua è un personaggio storico, quindi se uno vuole perdersi nella storia di Francia è l'ideale, insomma, è l'ideale. A parte che uno assiste anche a degli esercizi di Tai Chi complicatissimi, ma lì cominciano la mattina presto a farlo. Bene. Ma te, Stefano, hai scritto anche per il teatro o ti viene congeniale impostare un romanzo così? Dunque, io nel mio passato ho scritto una pièce di teatro, torniamo molto indietro, che andò in scena anche al Teatro Uomo a Milano, che era un teatro dove facevano pièce di avanguardia. Mi ricordo che si chiamava Chiodo di legno e martello. Era la storia di uno che voleva crocefiggersi da solo, ma naturalmente sul terzo chiodo non ce la faceva. Cioè una cosa assurda, era una pièce assurda. La prima sera era pieno di gente, proprio amici, così, gente anche dell'editoria, eccetera. Dalla seconda sera in poi c'era solo il pompiere e la fidanzata, cioè c'è stato il vuoto totale. Questa è stata la mia esperienza teatrale. E poi invece ho scritto, adesso purtroppo con la pandemia è stato rimandato all'anno 21, perché doveva andare in scena al Maggio Fiorentino nel 20, un libretto per un'opera musicata da Fabio Batti, mio vecchio amico, che è un bravo compositore, perché ha avuto anche delle opere alla Scala, insomma, è abbastanza noto, e che è tratto dal poema di Voltaire sul Giovane d'Arco, perché nel 20 era l'anniversario della sua santificazione, 1920, dopo la prima guerra mondiale. Prima non era santo, è come se noi avessimo fatto santo Garibaldi.
Io ho scritto il libretto, l'ho dato a Vacchi, gli è piaciuto e ho fatto poche modifiche. E so che va in scena, c'è il contratto, va in scena a maggio del 2023. Speriamo di essere ancora su questa terra, perché non vorrei che fosse un libretto postumo. No. E ultima domanda, perché il tempo stringe, ma La Dama di Edgardo avrà un seguito o qualcosa con questi personaggi, o è una storia che finisce lì? No, cioè, chissà, questo non lo so, perché io ho consegnato a Bompiani un altro romanzo, di cui però non so ancora nulla, perché con questa storia della pandemia le case editrici si sono ingolfate e sono cambiati tutti i programmi, però parla di tutt'altro. Sicuramente ci sono non dico degli archetipi di figure maschili o femminili che in qualche modo le ho in testa e in qualche modo ritornano in modo ciclico, ma di per sé non ha un seguito questo, non ha un seguito. Va bene, intanto comunque è già una base su cui più che importante e che ne merita parlare. Allora speriamo di vederci prima o poi in presenza. Io vorrei venire a Pistoia, tra l'altro è una città che conosco, amo molto, quindi... Bene, allora chiamatemi che arrivo. Appena finito il festival cominciamo subito a pensare al prossimo, per cui ti mettiamo subito in pista. Non manca l'occasione. Noi ti ringraziamo tanto della partecipazione. Abbiamo parlato della Dama di Rude Vaugirard, Bompiani, e chi cerca qualcosa di originale, di divertente da leggere, è un'occasione da non perdere. Esatto. Bene. Ti ringrazio molto di te. Grazie, restituiamo la parola alla regia. Torniamo la parola alla regia. Eccoci alla terza parte e ora cambiamo. Però ancora faremo ancora un tuffo nel passato, forse. Sì. E ci colleghiamo comunque sempre con Parigi. E ci colleghiamo sempre con Parigi. Se oggi si vede la giornata, era dedicata a Parigi, no? Anche non volendo, non ci mettevamo mai d'accordo prima. Però ho sentito che parlavate in francese con l'ospite precedente, e siccome avevo già previsto di portare questo bottino che ho catturato. Stefano Fiori è un premonitore. No, ho catturato sabato scorso la mostra Collezionando a Lucca e ho trovato queste ristampe carine. Guardate, si possono guardare da vicino, vi faccio ingelosire perché tutti e due siete i vostri estimatori di Maigret, e questi sono Maigret a fumetti, uscito nel dopoguerra a Roma, editore di Roma, e si può vedere un po' di copertine, 4 numeri, fu una miniserie perché poi probabilmente o costava troppo o non ebbe successo come meritava. Sono tutte storie di Maigret tratte da avventure reali di Maigret scritte da Simenon, e sono 4 volumetti. Cioè, Maigret e la ragazza morta, Maigret e il cane giallo mi pare sia il titolo anche di un romanzo, Maigret e Gangsters, anche quello è il titolo di un romanzo di Maigret, e il revolver di Maigret, non lo so, forse era la pistola di Maigret se non sbaglio, il titolo del giallo a cui ci riferiamo. Comunque nulla, è curiosità, ma come vedete aveva avuto talmente successo Maigret e Simenon che si pensò di convertirlo anche a fumetti. Purtroppo in Italia probabilmente sia per il periodo sia per a volte anche il prezzo non ebbe un successo strepitoso. 60 lire nel 59, non era nel 59, quindi sono insomma, esatto, infatti, 60 vedo, anni fa. Ma io ricordo c'erano giornaletti tipo Texo, costavano 3-4 lire, insomma, contro 60 euro, insomma, diciamo 60 lire, insomma. 60 lire, sì, insomma, diciamo che era un po' una cosa. Non era poco. Che non tutti potevano permettersi, per quello forse cessarono le pubblicazioni dopo poco. Poi parliamo anche di un altro paio di cose, però oggi volevo parlare della Agatha Christie americana, che è Mignon Good Everard, Mignonette sarebbe il nome intero, di questa signora nata a Lincoln nel Nebraska nel 1899 e morta nel 1996 a Greenwich. Questa Mignon G. Everard scrisse 59 romanzi. Il primo romanzo, che ebbe anche un grosso successo,
venne pubblicato nel 1929, quindi piena epoca d'oro del romanzo giallo americano, anche lei era americana, periodo di Hillary Queen, periodo di Edgar Wallace, che era inglese, periodo anche di Philo Vance, di Van Dyne, periodo di Nero Wolf, tutti in quel periodo vennero fuori. E si può dire che lei ebbe successo, ma non così tanto come gli altri epigoni, cioè quelli che ho già citato. E in effetti la cosa strana è che su 59 romanzi che scrisse, anche diversi, ebbero un buon successo, e non ne venne tratta nessuna versione cinematografica. Quindi per essere un'americana è strana questa cosa, insomma, tutto sommato. Però devo dire, io ne ho letti, sono romanzi, hanno un filo conduttore che c'è sempre un'eroina in pericolo e una storia d'amore. Forse erano un po' troppo sdolcinati, ma neanche tanto, se vogliamo, per il periodo, e non erano quei gialli proprio d'azione o di quasi di suspense come quelli di Hillary Queen, quelli di Nero Wolfe. Comunque, ecco, poi oltretutto aveva pochissimi personaggi fissi. Una era l'infermiera Sarah Keith, che figura anche nel primo romanzo che scrisse nel 1929, che era il dramma nella stanza numero 18, e quindi questo fu un romanzo che ebbe molto successo e che lanciò, si può dire, verso il grande pubblico questa Mignon G. Eberhardt. Altre curiosità, non era molto, come dire, calma nella vita sentimentale questa Mignon G. Eberhardt, perché si sposò nel 1923 con Aronson Eberhardt, che gli diede il cognome, un ingegnere civile, e da questo però divorziò nel 1946 e si sposò nuovamente con John Hazen Perry. Però nel 1948 divorziò una seconda volta e risposò al primo marito. Quindi, insomma, diciamo proprio una girandolina, se vogliamo. Viaggiò moltissimo e praticamente si ispirò nei primi romanzi che scrisse proprio una scrittrice di cui avevamo già parlato, che a suo tempo, un pochino prima di lei, aveva avuto un grande successo, che era Mary Roberts Reinhardt. E appunto il suo primo lavoro fu un racconto lungo, The Dark Corridor, il corridoio oscuro, che però appunto non è il romanzo, il primo romanzo invece fu The Patient in Room 18, il paziente nella stanza 18, con l'infermiera Sarah Keith, che era il suo personaggio, e la quale, diciamo, figura in un numero consistente di romanzi, ma non fu l'unica eroina lanciata da Mignon G. Eberhardt. E fu soprannominata l'Agatha Christie d'America. L'ho già detto, scrisse in vita 59 romanzi e l'ultimo fu pubblicato nel 1988, alla vigilia del suo 89esimo compleanno. E ebbe nel 1971 il premio Grand Master del Mystery Writers of America e nel 1995 ricevette il premio Agatha Christie alla carriera. Quindi direi una figura abbastanza interessante, non una top writer come direbbero gli americani, però ecco, secondo me, avendo anch'io letto, soprattutto anche i racconti sono molto interessanti, avendo letto diverse cose di questa autrice, direi che forse un po' misconosciuto, un pochino sottovalutato. Sì, non ha avuto il successo che mente meritava. Ma esatto. Ma secondo te, ecco, questo legame con Agatha Christie, un legame, a parte il paragone, è sempre onorevole, ancora oggi, basta uno... ambiente un giallo in un paese di 500 abitanti e un investigatore, la nuova Agatha Christie o il nuovo Agatha Christie, lei è con... Ma diciamo l'atmosfera un po' la ricordano Agatha Christie, certamente sono un po' trasposte nei territori degli Stati Uniti, chiaramente. E c'è da dire però, lei è molto affezionata, questo non solo con Sarah Keith, all'ambiente ospedaliero. Quindi, cioè, ci sono negli ospedali, secondo lei, si verificano crimini a più non posso. E questo può anche dare, questa è anche la verità, perché se andiamo a vedere, insomma, anche nelle realtà. Però sono ambiente, è un ambiente. Sono successi. Il resto, Agatha Christie parte come è un'infermiera. Sì, ma infatti, perché forse l'hanno soprannominata la Agatha Christie d'America e così via. Comunque, ripeto, è una scrittrice che conoscono proprio gli adepti veri del giallo, come Giuseppe, forse come Maurizio, non so, la conoscevi tu Maurizio? No, io no, sinceramente. Maurizio mi ha fatto un corso accelerato. Sì, sì, per qualche, ma di quelli che mi porti, tu, cioè, mi rendo conto che c'è un sacco di informazioni interessanti e che il panorama leggiti, è... Ti consiglio, leggiti il paziente a stanza numero 18. Ecco, il primo io, guarda, tu mi dai il là, però... molto ben costruito, quindi ti posso dire... Per una riflessione... Si trova ancora in giro. Che ti volevo anche condividere con voi. Ecco, la realtà americana è una realtà particolarmente proficua per un certo periodo
per la produzione e lo spazio che dà. Indubbiamente aveva un pubblico che ovviamente rispondeva a questo genere di proposta. Sì, ma non è un caso se proprio in questi anni qui, sul finire degli anni 20, come ho già detto, uscirono fuori proprio degli autori che poi sono diventati dei classici, Larry Queen, Rex Stout, Nero Wolf, Van Dyne con Fino Vance e tanti altri. Insomma. Quindi diciamo che non è stato un caso. Probabilmente in quel periodo si aveva voglia di leggere. Poi quello che secondo me c'è fu Edgar Allan Poe, fu un antecedente, però un po' lanciò il giallo, però la fa diventare di moda, furono quei romanzi d'appendice, perché come nacque anche Sherlock Holmes su la rivista, appunto, una rivista inglese a puntate, non è che uscì subito come romanzi o come racconti. Diciamo che in America furono pubblicati dei romanzi appendice anche a puntate, anche su certe riviste, e da lì piano piano venne fuori un nutrito gruppo di scrittori validi che poi si cimentò nei romanzi ed ebbero tutti grande successo all'inizio, perché se andiamo a vedere i romanzi, ripeto, non solo degli autori che ho citato prima, ma anche di tanti altri che uscirono, mettiamo dal 1925 al 1940, è una marea di pubblicazioni di romanzi. E prima c'era, cosa c'era? Prima c'era il cosiddetto francese, il feuilleton, erano dei romanzi a dispense, che c'era anche Arsène Lupin, queste cose qui, che venivano pubblicati in Francia e poi una parte anche in America, c'era Nick Carter e così via, che praticamente riuscivano a interessare le persone. E da lì piano piano venne fuori la proposta più qualificata, più interessante, che erano i libri. Poi, ecco, anche, però il racconto inizialmente prevalse sui libri. Poi dopo, piano piano, ci si spostò proprio sul libro vero e proprio per affrontare proprio il giudizio dei lettori, che fu positivo. Ma quello che è strano è che, ecco, il giallo americano, al quale l'origine del giallo, a parte la parola per se stessa, però è la Mondadori, a parte la parola della favola del racconto giallo, cioè della copertina gialla, e la Mondadori ha attinto a piena male dal mercato americano. Scusa Giuseppe, Mignon G. Ebert, io penso tutti e 59 romanzi ha pubblicato Mondadori. Sì. Prima il giallo Mondadori e poi anche nei classici del giallo, quindi non era una mosca bianca, una qualunque. No, diciamo. Quello però, ma un autrice fa 60 racconti e più. Ecco, quello che è curioso nel giallo americano, e poi più si viene negli anni verso di noi, ecco, e meno fenomeni. Perché se va a vedere bene, io credo dopo Patricia Cornwell, che poi anche lei è stata... Stephen King, ma non è molto scrittore di gialli, qui siamo andati sull'horror. Sì, siamo andati sull'horror e sulle cose. Si è spostato il genere. Però probabilmente, ecco, forse è cominciato anche di lì questo spostamento, mentre l'Europa ci è arrivata dopo e quindi forse il genere si è imposto dopo, lì il genere è cominciato a sparire, ma senza nulla togliere a chi ha formato il genere. Io penso però che se non siamo di fronte a un lettore che come me, come te, meno come Maurizio perché non conosce Mignon G. Ebert, però diciamo si appassiona gialli, io mi sono appassionato in età proprio giovanile, 16-17 anni, e dopo leggevo di tutto. E a quel punto lì ho conosciuto questi autori, queste autrici, mentre se uno si dice mi piace il giallo, però va in libreria, cosa compra? Agatha Christie, compra Rex Stout, compra Maigret. Perché non hai una grande scelta. Cioè, gli autori italiani... Ci sono in libreria poi questi romanzi, ancora qualcosa c'è. Sì. Però bisogna frequentare forse più i mercatini su un certo tipo di articoli. Ecco, bisogna anche conoscere gli autori. Quello aiuta anche molto internet, perché sì. Andare a vedere, leggere le recensioni, ti rendi conto se un'autrice come... Forse il mercato americano ha pagato anche una cosa, l'esasperazione, se noi andiamo ora ancora sul mercato delle fiction e ce n'è a miliardi, perché te vai da Net, vai dove ti pare, c'è un continuo proliferare di cose. Come libri ce n'è molti meno e comunque non sono nemmeno molto conosciuti, perché quelli sta parlando lui sono autori che si sono affermati. Sì, però Giuseppe, con tutta la proposta, perché la proposta attualmente è enorme, anche nel settore della SASP, chiaramente uno si perde se non ha una direzione o una passione vera e propria per
scoprire anche altri autori. E vai lì, ti accontenti di Stephen King, ti accontenti di Patricia Cornwell, ti accontenti di Agatha Christie e buonanotte, capito? E questo sì. Però, tu lo sai, rientra anche nelle operazioni commerciali di alcune case editrici che riescono... Cioè, la cosa che a me ha colpito anche è che in quel periodo c'erano queste riviste. Cioè, come tu hai detto si arriva dopo... Alla... E quindi era, come anche in Inghilterra, era un altro modo. Ora, tu parlavi dei racconti pubblicati. Uno dei nostri quotidiani, tra più diffusi, ha ripetuto in alcuni periodi, particolarmente quell'estivo, questa tradizione di ripubblicare a puntate dei racconti di avventura, di ospiti che abbiamo avuto anche noi qui, tra l'altro. Quindi meno male che c'è anche questa attenzione. Dovrebbe essere un'abitudine, purtroppo è a singhiozzo anche questa cosa. Quindi, no, ecco, prima di concludere volevo dare un'occhiata a due ospiti che abbiamo qui al 12° Festival del Giallo di Pistoia. Uno è questo signore Francoforte, che ha pubblicato l'ottava edizione del suo libro, che è una Bibbia, il prontuario dello scrittore. Quindi, se qualcuno si vuole cimentare, anche noi abbiamo tanti in associazione che si cimenta, qualcuno insomma con meno successo, altri con più successo, però qui sono consigli per tutti gli scrittori. E penso Francoforte, persona diciamo corretta, persona che sa quello che dice, quello che scrive, quindi ecco, un consiglio, leggerlo. Poi parleremo sempre anche al festival di questo fumetto Nisterim di Riccardo Innocenti, pistoiese, disegnatore fenomenale, direi io, ma non me lo dico per amicizia. E c'è questo fumetto che ricorda uno Sherlock Holmes, se vogliamo, in chiave leggermente più moderna, e con problemi derivanti a dover affrontare anche creature o personaggi malandrini che militano nel fantastico. Quindi questo appuntamento domenica per la presentazione di questo bellissimo fumetto, Pistoia, Riccardo Innocenti e altri due suoi colleghi. Ultima cosa, ecco, qui devo farlo perché ecco questa rivista, Il Carabiniere. Allora, noi abbiamo amici come carabinieri, Roberto Riccardi, generale, tanti altri sono stati qui. Io ora ho due carabinieri in famiglia, perché mi trovo mio consuocero e un altro cugino, che diciamo uno addirittura è anche lui colonnello, un altro insomma un altro grado, e mi hanno fatto dono di questa rivista. Io di per lì a volte uno dice, ma forse cosa me ne faccio, non mi interessa, invece poi leggendola, ma non lo dico per piaggeria, ci sono tante cose che hanno a che fare anche con la nostra trasmissione, sono indagini, viene raccontato la storia di certi delinquenti, se vogliamo, che sono stati catturati, dei metodi anche di indagine dei carabinieri. Quindi dico, è una lettura, chi riesce ad ottenerlo, secondo me assolutamente interessante. Quindi questo dovevo dirlo, così in famiglia non c'è più nessun tipo di critica. Sono tutti accontentati. Vabbè, oggi abbiamo dato un panorama abbastanza, partendo dal nostro ospite della puntata, Iacini, con un giallo abbastanza insolito. Ora io sul termine giallo mi ero un po'... Però ho visto lui, ci è andato parecchio, quindi lui... è convinto, ma giustamente è un giallo. Sono giallo. Più di uno, l'abbiamo sentito già anche durante il festival. E quindi tutto anche questo fotogruppo che ha portato Stefano, sono poi molte cose sono alla base, anche questa passione, lui prima rammentava Francoforte, che ricordiamoci è il direttore editoriale di tutte le collane da edicola della Mondadori, che spaziano dal giallo quelli di Urania, Segretissimo, eccetera, eccetera. Sarà in grado di darci dei consigli se vogliamo scrivere? Sì, penso di sì. Consigli sicuramente, venite a sentirlo perché sicuramente è in grado di darli. Mi va bene anche qualche volta l'umiltà di accettarli, ma questa è una, bravo, questa bravo, è una battuta bravo. Un po' feroce, però leggendo molto ce la possiamo forse anche. Ma io non è così. Non facciamo nomi, Noi siamo sempre stati in tutti questi anni, ce ne può dare atto. Comunque la nostra sarà anche una trasmissione di servizio, perché abbiamo dato spazio a. Anche a chi non lo meritava. Ma diciamo io non voglio dire questo. È dato spazio. Quando dai spazio, dai spazio. No. Poi è evidente, non è nemmeno qui per farsi bravi noi. Più approfondisci a fini per lui dice tutto, è evidente che allora anche sullo spazio, non lo siamo anche molto richiesti, 16 anni che si fa questo lavoro qui.
quindi qui è una questione che coglie i Sassolini, anche se qualcuno poi fa diamo, diamo un'opportunità a tanti, poi e le, se hanno le gambe vanno anche da per conto, cioè non è che noi però è un li mondo, eliminiamo. Ecco, è un mondo che sta cambiando molto e per questo siamo contenti anche di aver allargato quello che si dice anche facendo dei tuffi nel passato, abbiamo fatto tuffi nel cinema, nel teatro, oggi si è parlato anche di musica, perché è un mondo che sta cambiando molto. E comunque io, leggete, che è la cosa principale. Bene, concludiamo. Sì, chiudete abbiamo voi. Terminato anche questa trasmissione, vi ringraziamo di averci seguito. Grazie e buona serata e buon proseguimento con le TV Libera, con i suoi programmi. Buonasera grazie ancora. Buonasera a tutti.